Allora, ben ritrovati innanzitutto in questo nostro incontro biblico. Come sapete, oggi tratteremo, a Dio piacendo, della passione di Gesù secondo San Matteo. È un argomento molto bello. Voi ricorderete che gli evangelisti, sempre lo stesso discorso, i sinottici e San Giovanni, raccontano tutte le stesse cose, però con delle peculiarità e delle prospettive ciascuna, diciamo così, particolare. Quindi stasera vedremo come San Matteo presenta la passione di Gesù. È lo stesso Vangelo, vi premetto, che ascolteremo domenica prossima alla liturgia delle palme. Voi sapete, così facciamo un po' di formazione. Il Vangelo della Passione si legge in due circostanze: la domenica delle palme, che è detta anche la domenica di Passione, e il venerdì santo, durante la solenne celebrazione dell'adorazione della croce. La domenica delle palme si legge il Vangelo dell'anno liturgico corrispondente, quindi quest'anno è l'anno liturgico A, quindi l'evangelista che seguiamo le domeniche è San Matteo, e quindi si leggerà la Passione secondo San Matteo, nell'anno B secondo San Marco e nell'anno C secondo San Luca. Questo sempre la domenica delle palme. Mentre il venerdì santo si legge sempre la Passione di Gesù secondo San Giovanni. Così abbiamo un attimo chiaro questo riferimento. Ora, il racconto della Passione di Gesù evidentemente ha delle analogie evidenti fra tutti gli evangelisti. Ora, ci sono delle particolarità. Tutti e tre i sinottici partono dall'istituzione dell'ultima cena, d'accordo? Tutti e tre. In San Giovanni l'ultima cena non c'è, perché l'episodio dell'ultima cena viene sostituito da quello che non troviamo nei sinottici, che è la lavanda dei piedi. Infatti è il Vangelo che si legge il giovedì santo, durante la messa in cena Domini, in cui c'è anche il gesto liturgico della lavanda dei piedi. Dopo, veramente gli evangelisti partono anche un pochino prima. Vedremo per esempio San Matteo, dall'episodio che precede immediatamente l'ultima cena, che sono il complotto di Giuda e dei giudei contro Gesù, e l'episodio famoso dell'unzione di Betania, l'unzione che Gesù riceve da Maria Maddalena prima della passione. Episodio raccontato anche da San Giovanni, che poi litiga con Maria Maddalena e dice: ma tu hai speso tutti questi soldi per l'alabastro, per questo olio di nardo profumato, 300 denari. Voi sapete che 300 denari, l'equivalente, sono 15.000 euro, insomma, quindi 30 milioni di vecchie lire. Quindi umanamente parlando, qualcuno potrebbe dire che Giuda c'ha ragione a fare qualche piccola obiezione. Gesù chiaramente l'ha rimproverato e gli ha detto che non era così. Ecco. Poi c'è la descrizione dell'ultima cena, l'istituzione dell'Eucaristia, la predizione dell'innegamento di Pietro, l'agonia di Gesù nel Getsemani, la cattura di Gesù, quindi i processi. Sapete che Gesù ha avuto due processi, uno religioso davanti ad Anna e Caifa e davanti al Sinedrio, e uno civile davanti a Ponzio Pilato. Quindi la flagellazione, la coronazione di spine, la condanna a morte, la salita al Calvario, la crocifissione. Ecco, gli evangelisti poi, chi uno chi un altro, vedremo, alcuni hanno degli aspetti propri, altri comuni con gli altri, ci narrano tutto quello che Gesù disse in croce, che in totale, se si fa la somma di tutti e quattro i Vangeli, sono sette frasi che Gesù ha detto mentre era sulla croce. La morte di Gesù, per esempio, del colpo di lancia ne parla soltanto San Giovanni, gli altri evangelisti non ne parlano. La deposizione di Gesù e la sepoltura di Gesù. Questo è l'arco, diciamo, dei racconti che vengono fatti. Vedremo per esempio che soltanto San Matteo, oggi tra l'altro il primo mercoledì del mese, sapete che mercoledì è dedicato a San Giuseppe, c'è un'apparizione riconosciuta dal vescovo diocesano, quella di Itapiranga, dove San Giuseppe si è manifestato dicendo che a fianco al primo venerdì del mese e al primo sabato del mese Dio desidererebbe, per onorare San Giuseppe, istituire anche il primo mercoledì del mese. Oggi il primo mercoledì del mese sono le classiche di incidenze. Vedremo che c'è un particolare del Vangelo di San Matteo
che riguarda la passione che coinvolge San Giuseppe. Lo vedremo poi nel corso di questa sera. Adesso io vi mostro, lo vedete alle mie spalle, perché leggerla proprio tutta tutta diventa poi un pochino, può appesantire un po', quindi io leggerò alcuni stralci e facendo notare le cose che sono tipiche di San Matteo, ok? E io qui c'ho a fianco questo bel testo, questo è un testo, diciamo, per addetti ai lavori, che si chiama La Sinossi. Qui praticamente vedete che incoronati, sia in testo originale greco che in testo italiano, ci sono i tre sinottici, ed è un testo molto, per quando c'è qualcosa che riguarda un evangelista solo, perché lo possiate vedere, prendo quella cosa che c'è soltanto Matteo, e subito vedete che le tre colonne, ecco qua, per esempio in particolare che racconta soltanto San Matteo, vedete tre colonne, poi qui grosso e le altre due colonne vuote. Qual è il titoletto? La morte di Giuda. Solo San Matteo ci dice che Giuda si è andata a impiccare dopo essersi reso conto di quello che aveva fatto al monte del cattivo consiglio, sud-ovest di Gerusalemme, non molto distante dal monte da Calvario. Quindi io terrò presente questo per notare le particolarità, sia per comprendere meglio la teologia dell'evangelista, sia anche per verificare bene alcuni aspetti particolari della passione del Signore. Allora, anzitutto, se vi ricordate, il racconto della passione comincia, l'ultimo incontro biblico abbiamo visto i tre discorsi che Gesù fa in vista degli ultimi tempi, vi ricordate? La parabola delle vergini, la parabola dei talenti e il giudizio universale. Avevo fame e mi avevo da mangiare. Subito dopo comincia il racconto della passione, quindi è collocato immediatamente dopo. Quindi finisce il capitolo 25 con le parole: e costoro andranno al supplizio eterno, ma giusti alla vita eterna. E poi siamo subito al 26, quando Gesù ebbe finito questi discorsi. Quindi sono questi i discorsi. E Gesù disse ai suoi discepoli: voi sapete che fra due giorni è Pasqua e che il figlio dell'uomo sarà consegnato per essere crocifisso. Questo particolare è di nuovo evidenziato solo da San Matteo. Quindi Gesù dà un ulteriore annunzio cosciente della sua passione. Ecco, tra due giorni è Pasqua. Che cosa vuol dire? Che giorno stiamo? La Pasqua ebraica era il venerdì, d'accordo? Quindi vuol dire che ci troviamo già al mercoledì santo, d'accordo? Perché la Pasqua cominciava il giorno prima, cioè la Pasqua ebraica in realtà era il sabato, però vi ricordate quando mettono in croce Gesù, dicono era la parasceve, perché questo noi l'abbiamo conservato nella liturgia anche cattolica, no? Per gli ebrei la festa comincia dai primi, da quando tramonta il sole del giorno prima. Voi qualche volta andrete a messa al sabato sera, no? Perché la messa del sabato sera si dice è buona, quindi anche se è meglio andare di domenica, perché dopo i primi vespri già la messa è quella festiva, perché la domenica comincia dal tramonto del giorno prima. Quindi dire che stavano due giorni prima della Pasqua vuol dire che stiamo collocati al momento del mercoledì santo. E quindi Gesù subito dice questa cosa. Allora i sommi sacerdoti e gli anziani tennero consiglio, eccetera, no? E attenzione, poi c'è quest'unzione di Betania, quindi vedete un vasetto di olio profumato molto prezioso glielo versa sul capo. È San Giovanni che specifica questo vasetto molto prezioso, aveva un valore di 300 denari, cioè vi faccio l'equivalenza un'altra volta dei 15.000 euro. E questo episodio non è indifferente, quindi è un gesto non solo di amore, poi alcuni evangelisti dicono è stato unto il capo. Qui vedete San Matteo, perché invece nel Vangelo di San Giovanni, San Giovanni dice che gli ha unto i piedi e chiama per nome quella che era stata, e dice una donna, la quale è una peccatrice d'età, è quella che era stata, capite? Allora, perché ungere i piedi è un atto di amore, ma ungere il capo, nell'Antico Testamento c'erano tre figure che venivano unte: i sacerdoti, i re
e i profeti. Vi ricordate quando Samuele va dal padre di Davide e dice: alzati e ungilo, e lui gli mette l'olio in testa? I sacerdoti lo stesso, Mosè per consacrare Aaron gli prende e lo unge, d'accordo? E i profeti la stessa cosa. Allora, cosa vuol dire? Che nella passione che sta per succedere, Gesù eserciterà in maniera estrema il suo sacerdozio. Perché il sacerdote chi è? È chi offre a Dio i sacrifici per i peccati degli uomini. Il sacrificio dei sacrifici è la passione e la morte di Gesù. Quindi in quel momento Gesù prende la veste sacerdotale proprio assoluta. Vi ricordate il giorno della festa di Cristo Re? Che il Vangelo viene proclamato? Gesù crocifisso o incoronato di spine, cioè è in quel momento che Gesù acquista la regalità su tutte le anime, perché le riscatta dal potere del demonio e ridiventa, per chi lo accoglie, il loro re, capite? E in quel momento è un grande profeta, perché Gesù durante la passione ha parlato poco, ha detto poche parole con la lingua, ma ha fatto la più bella predica che esiste con i fatti. E noi, vi raccomando, ho messo in giro, visto che grazie a Dio che ve le siete presi, mi è rimasta ancora qualche copia, durante questi giorni bisogna molto meditare la passione di Gesù, molto, perché lì c'è la più grande scuola di sapienza che possiamo trovare, d'accordo? Lì Gesù parla poco, non fa da grandi discorsi, ma dà degli esempi che sono assolutamente edificanti per tutti, e tutti i maestri spirituali hanno sempre insegnato: se tu vuoi fare una grande meditazione molto gradita a Dio, prendi e guarda bene il libro della passione. Ecco perché in Quaresima facciamo le Vie Crucis, la celebrazione del Venerdì Santo è molto eloquente. Voi sapete che un tempo, e si può fare ancora, qui farlo in chiesa nostra sarebbe un pochino, si velavano dalla quinta domenica di Quaresima fino a Pasqua tutte le statue e tutte le immagini sacre. Non so se lo facevano qui. Giorno o l'altro dovremmo rifarlo, solo che qua ti hanno svuotato a pezzeria. Stanno quadri grossi 4 metri per 2. Ah, perché? Perché questi sono giorni in cui la Chiesa soffre, è in lutto, d'accordo? E non gusta più la bellezza delle cose sacre, ma anche attraverso questo segno scopre quanto è triste una vita senza Dio. Cioè la condizione è... Sì? Si velava il crocifisso. Ora vediamo se farlo, perché io sicuramente i crocifissi dell'altare la settimana prossima, come segno, anche magari spegnere le cappelle, sto pensando, perché ci deve essere un segno, capite? Perché i segni sono importanti. Se qualcuno lo farà, lo faremo, perché sono segni significativi che poi vanno spiegati. Ma è un momento, come dire, drammatico, cioè il Figlio di Dio sta morendo per i nostri peccati. E uno deve anche rappresentare, noi siamo fatti di carne, capite? Noi dobbiamo capire cosa vuol dire velare un crocifisso. È l'orrore di una vita senza Dio. Il peccato ci separa da Dio, e per i nostri peccati Gesù è morto in croce, capite? Quindi esercitando, quindi sacerdote, re e profeta, proprio dal trono e dall'altare della croce, no? Ecco, poi il tradimento di Giuda, vedete? Allora andò dai sommi sacerdoti. Vi ho detto che giorno era, 2 giorni prima? Era mercoledì. Voi sapete che per antichissima tradizione mercoledì è il giorno dedicato a San Giuseppe, va bene, così come venerdì, penso che lo sappiate, è il giorno dedicato alla passione. Sabato è il giorno di Maria, perché sabato la Madonna, quest'anno qui faremo una bella cosa, io faccio ogni sabato santo una celebrazione non liturgica, ma che è l'ora dell'addolorata, cioè perché la Madonna il sabato santo fu l'unico giorno che stette senza il Figlio di Dio, senza suo figlio, quindi una sofferenza incredibile, indicibile. Noi qua ce l'abbiamo due da dolorare, perché una sta esposta e una sta in sacrestia, che dovremmo dargli una collocazione, quindi dobbiamo dargli pure un pochino di importanza, no? Ma il mercoledì, vedete, è il giorno in cui Giuda è andato a vendere Gesù. Andò dai sommi sacerdoti e gli fissarono 30 monete d'argento. Ora, voi non so se sapete che insieme al venerdì, che è sempre stato un giorno di penitenza, e lo è tuttora, cioè non si fa soltanto in Quaresima l'astinenza delle carni. L'astinenza delle carni si fa sempre, solo che in Italia, per esempio, la CEI ha consentito che chi vuole, come dire, mangiare la carne per qualche motivo il venerdì lo può fare quando non è Quaresima, però deve fare un altro gesto penitenziale, si diventa qualcosa.
capite? O fa un'elemosina, o va a trovare un malato, o fa, che ne so, rinuncia al vino, e rinuncia alla cosa che gli piace, qualche altra cosa la deve fare, perché il venerdì va sempre santificato con un gesto penitenziale, perché è il giorno della morte di Gesù. Se voi però leggete i libri dei padri della Chiesa, anticamente i giorni penitenziali erano due, il quarto e il sesto giorno della settimana, sempre partendo a cominciare dalla domenica, perché il primo giorno della settimana, che era anche il giorno della resurrezione, era domenica, quindi il quarto giorno è il mercoledì, il sesto è il venerdì. Perché il mercoledì? Perché è il giorno in cui Giuda è andato a tradire e a vendere Gesù. Sapete, quasi tutti conoscono Medjugorje, anche se apparizione ancora non riconosciuta, quindi bisogna sempre essere cauti e attendere il giudizio della Chiesa. Ma che cosa ha detto la Madonna Medjugorje? Che vuole che si digiuni quando? Il mercoledì e il venerdì. Il venerdì lo sanno tutti, perché il mercoledì, perché? Perché è il giorno penitenziale, perché è il giorno in cui Giuda è andato a vendere e a tradire Gesù, come ci risulta dal Vangelo di Matteo, che dà questo piccolo particolare: due giorni prima della Pasqua ebraica, cioè, come ho detto, due giorni prima del tramonto del sole, quindi mercoledì. Ok. Dopodiché, il giorno dopo, il primo giorno degli azimi, anche loro avevano il triduo, così come noi, c'era il primo giorno degli azimi, che era il giovedì, il secondo giorno degli azimi, e poi la festa di Pasqua, che era appunto al terzo giorno. Quindi il primo giorno degli azimi è giovedì. I discepoli si avvicinano a Gesù e gli chiedono: dove vuoi che andiamo a preparare la Pasqua? E lui gli dice: andate in città, eccetera eccetera, e vanno a preparare il cenacolo. Bene, dopodiché vanno al cenacolo e Gesù annunzia il tradimento di Giuda. Venuta la sera, si mise a mensa con i dodici, mentre mangiavano disse: in verità vi dico, uno di voi mi tradirà. Allora adesso bisogna fare attenzione, perché soltanto San Matteo, o meglio San Matteo insieme a San Marco, in questo sono comuni, dicono di Giuda una parola molto forte: il figlio dell'uomo se ne va, versetto 24, come è scritto di lui, ma guai a colui dal quale il figlio dell'uomo viene tradito, sarebbe meglio per quell'uomo se non fosse mai nato. Vi sottolineo questa cosa perché voi sapete che ogni tanto qualche matto si sveglia la mattina, ecco. Negli anni passati, non so se è arrivata qui in questo piccolo centro, c'è qualcuno che si è messo a scrivere delle astrusità, che ha detto quasi quasi che a Giuda bisogna fare un monumento, perché se Giuda non tradì a Gesù, Gesù non sarebbe morto, avrebbe sofferto, sarebbe morto, e non saremmo stati redenti. Dico. Ma stiamo scherzando, cioè, con queste parole che Gesù usa, è chiaro, capite, così capiamo anche che la passione di Gesù è stata voluta da Dio per la nostra redenzione, questo è indubbio, ma le modalità e i peccati gravissimi che hanno portato alla morte di Gesù mica sono stati, cioè, che Dio gli ha detto bravi, capite? Cioè, il mistero della volontà di Dio è così, che lui a volte permette delle cose anche molto brutte perché si devono compiere con i suoi disegni, ma la responsabilità di chi si è reso autore delle cose brutte rimane, come? È grave, capite? E Giuda non è che sarebbe meglio che non fosse mai nato per quello che ha fatto, ma come fa notare bene San Matteo, sarebbe meglio che non fosse mai nato perché non si è pentito di quello che ha fatto. Cioè, la storia di Giuda ci ricorda anche indirettamente quello che insegna Santa Madre Chiesa. Voi sapete che qualcuno bestemmiando dice: ah, ma se Dio è buono, che ti pare che manda qualcuno all'inferno? Ma Dio all'inferno non ci manda nessuno, d'accordo? Così come non è che Gesù era contento che Giuda facesse la fine che facesse. All'inferno chi ci va? Vi ricordate il catechismo? Io sono un amico del catechismo di San Pio X, perché nel catechismo di San Pio X c'erano scritte poche cose chiare e semplici. Chi ci va all'inferno? Io lo so quasi a memoria. All'inferno ci va chi muore in stato di peccato mortale senza essersi pentito. Quindi non è una punizione che Dio infligge, ma è una, come dire, conseguenza
del fatto che tu ti ostini nel peccato senza chiedere a Dio perdono fino all'ultimo momento, perdono che Dio ti accorderebbe se tu glielo dessi, perché Gesù non è venuto a morire in croce per mandare la gente all'inferno, assolutamente. Gesù è venuto a morire in croce per salvarci dall'inferno, ma la salvezza non avviene senza che l'uomo l'accolga e la chieda. Questo non mi sembra che ci vuole tanto, però a quello che Gesù dice nei Vangeli, molti uomini sono talmente stupidi, perché bisogna dirlo in questo caso, che continuano a ostinarsi fino alla fine e non chiedono perdono a Dio. E se questo succede, tu all'inferno ci vai, poi è inutile che te la prendi col Padre Eterno, capite? Io questo già l'ho detto in qualche volta in qualche predica, cioè tutto il male che noi vediamo intorno, la colpa non è del Padre Eterno, è solo colpa nostra. Stare attenti anche quando, perdonatemi se esco un pochino fuori tema, però capite, un parroco quando fa queste cose deve sempre... Allora, voi sapete che c'è molta gente che dice, ah, ma se Dio è buono, come mai che muoiono un sacco di ragazzini di fame nel mondo? Ma voi lo sapete perché muoiono ragazzini di fame nel mondo? Per colpa nostra, Io adesso non ho tempo di cercarla nell'iPad, casomai finito l'incontro, c'ho una foto, noi siamo andati a una mostra sul cibo, curata dalla FAO a Roma, c'era Giuliana anche presente, hanno fatto dei conti. Voi sapete che con il cibo che noi sprechiamo, buttiamo al secchio, sappiate che buttare al secchio il cibo è peccato mortale, lo dico senza nessun tipo di paura, quando uno non sa che confessare, se uno prende le cose e butta al secchio, deve andarsi a confessare, perché hanno fatto una stima che la quantità di cibo che si butta al secchio sfamerebbe 4 volte tanto le persone che muoiono di fame. Cioè ogni giorno, ogni anno muoiono di fame 800 milioni di persone, tantissime sono. La quantità di cibo che noi sprechiamo servirebbe a sfamare 3 miliardi e 200 milioni di persone. Solo cibo sprecato. Cioè non c'è neanche, come dire, da mettersi i soldi in tasca, che se uno gli avanzano 20 euro, non lo so, li dà ai gruppi che fanno l'adozione ai bambini che si muoiono di fame. Già questo sarebbe una cosa, basterebbe non sprecare e condividere il superfluo. Non muore di fame nessuno. Altre volte fecero una stima che se i paesi industrializzati, allora, non... quindi le grandi potenze, gli Stati Uniti, la Russia, l'Italia, la Germania, l'Inghilterra, la Francia, allora voi sapete che ogni anno ci sono gli eserciti, ci sono le forze armate, quindi c'è l'esercito, c'è l'aviazione, c'è la marina, no? Gli armamenti sono continuamente, come dire, anche quelli in evoluzione, li fanno sempre più grandi, sempre più sofisticati, no? Allora, se un anno tutte le superpotenze si mettessero d'accordo, cioè non investiamo soldi in più per aggiornare il parco delle armi, non morirebbe di fame nessuno. Non è che uno dovrebbe fare il gesto da pazzo, perché voi capite che non è che una nazione può rimanere senza le forze dell'ordine, questa sarebbe una pazzia, ma per un anno non ci compriamo niente di nuovo, ci mettiamo tutti d'accordo e li diamo al terzo e al quarto mondo, non muore di fame nessuno. Ma anche senza fare questo, capite? Quindi pensiamo se nessuno sprecasse e se non si comprassero armi nuove, diventeremmo tutti quanti con una panza così, non è che non muore di fame nessuno. Dietro tutti quanti obesi come gli obesi degli Stati Uniti, tutti quanti con la panza così, non vuole fare più nessuno, capite? Quindi attenzione quando ce la prendiamo al Padre Eterno, il Padre Eterno c'ha sempre ragione, non c'ha mai torto, e ogni volta che puntiamo il dito contro di lui, puntiamo contro noi stessi, ecco. Quindi attenzione, va bene. Dopodiché, prima dell'istituzione dell'Eucaristia, c'è il rinnegamento, la predizione del rinnegamento di Pietro, no, cioè l'istituzione dell'Eucaristia, scusate, nel Vangelo secondo Matteo c'è la formula di consacrazione della messa antica: prendete e mangiate, questo è il mio corpo, in latino è hoc est enim corpus meum, che è la formula essenziale della consacrazione del pane, e c'è anche bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell'alleanza versato per molti in remissione dei peccati. Io proprio recentemente, quando è stato, mi ricordo se non una predica o una catechesi, faccio mente tante cose, mi sono dimenticato, e ho spiegato perché Gesù dice per molti. Dice per molti, quindi che c'ha? Non vuole salvare tutti? No.
Gesù vorrebbe salvare tutti, ma dicendo per molti ci sta già dicendo una cosa che per noi è molto istruttiva, che lui vorrebbe salvare tutti, ma purtroppo non tutti si faranno salvare. Quindi in questa sua espressione, perché tra le varie bestialità che sono state dette in questi ultimi anni, cioè bestialità che hanno delle conseguenze devastanti per il bene delle anime, voi sapete che qualcuno si è messo in giro che l'inferno è vuoto. Secondo voi l'inferno è vuoto? Purtroppo l'inferno non è vuoto, ma nessuno è contento che sia pieno. Gesù non è contento che sia pieno. Però, capite, finisce il capitolo 25 e dice che ci stanno alcuni che andranno alla vita eterna e altri alla condanna eterna. Via da me, maledetti, nel fuoco eterno. Lo dice Gesù. Se dice che il sangue è versato per molti, che significa? Significa che con sua grande sofferenza molti, purtroppo, non beneficeranno di tutti i suoi dolori. Capite? Quindi ci sarà un sacco di gente che purtroppo rifiuta Gesù, muore non in grazia e si autocondanna all'inferno. Non perché lo vuole lui, ma perché chi dovrebbe accoglierlo lo rifiuta. Ecco. Poi c'è l'episodio del rinnegamento di Pietro. E questo è un episodio molto istruttivo per noi. Gesù predice: voi tutti vi scandalizzerete per causa mia in questa notte, sta scritto infatti: percuoterò il pastore e saranno disperse le pecore del gregge. Allora, qui per capire bene questa cosa noi dobbiamo, e qui anche c'è un grande aiuto anche per la nostra mente limitata, no? Voi provate, noi dobbiamo provare a rappresentarci e a collocarci in quel frangente. Gesù diceva di essere il figlio di Dio, figlioli miei cari, capite? Se noi potessimo vedere come era ridotto durante la passione, ci prenderebbe a tutti quanti un infarto istantaneo, moriremmo di dolore, capite? Perché Gesù era ridotto, come dire, peggio di un lebbroso, era un ammasso di carne maculenta e sbrindellata in tutti i modi, capite? Ah, quante volte noi diciamo: ah, ma se Dio è, perché non fa un miracolo, non risolve questo problema? Allora Dio non esiste. Allora, se questo è Dio, ma si fa ridurre in questo modo? Cioè, per noi è tutto facile, perché noi già sappiamo come va a finire, sappiamo che dopo c'è sta la risurrezione, capite? E quindi la sappiamo la fine della storia, ma pensate a chi l'ha vissuto in diretta, cioè agli apostoli che hanno visto catturarlo, che hanno visto cominciare a fare delle violenze contro di lui, no? Diciamo: questo che fa? Non fa niente? E pensate che tutti poi hanno perso la fede, le pecore sono disperse. Voi sapete che la tradizione della Chiesa ha sempre detto: chi è stata l'unica che ci ha creduto che Gesù risorgesse? C'è stata solo una persona, solo la Madonna ci ha creduto, nonostante tutto quello che ha visto, perché gli altri, dice, a questo punto, se le cose sono andate così, ma questo era veramente il figlio del Dio, ma noi ci siamo sbagliati, ma sì, va fatti i miracoli, però ma chi lo sa che erano miracoli, capite? Quindi l'episodio della passione è molto istruttivo anche per noi, nel senso che non vacilliamo mai nella fede anche quando le cose sembrano precipitare, andare per il verso storto, perché Dio c'è sempre tutto sotto controllo. Non acceleriamo conclusioni troppo facili: ah, se è successa sta cosa Dio non c'è. Io ho sentito dire in passato, anche ci sono state gente che ci ha scritto dei libri, dice: ah, ma se Dio ha permesso Auschwitz, che è una cosa orribile, uno sterminio programmato di massa di un popolo, allora Dio non esiste. Ma che dici? O se Dio ha permesso le purghe staliniane, che hanno fatto ancora peggio di Auschwitz, 80 milioni di morti ammazzati nei campi di concentramento, stiamo attenti, il discorso è sempre lo stesso. Tutto sto ammasso di male che è precipitato su di noi, dopo la passione dobbiamo dire: mea culpa, perché ci ho messo qualcosa pure io a che accadesse tutto questo inferno sulla terra, capite? Quindi attenzione a non precipitare troppo le conseguenze. Poi abbiamo il Getsemani. Ecco, il Getsemani è raccontato anche questo da tutti e tre gli evangelisti. Ecco, e San Matteo è l'unico che nota il triplice momento del Getsemani. Quindi Gesù va nel Getsemani, chiede aiuto agli apostoli, si prostra in preghiera, la mano è triste fino alla morte, e fa la preghiera stupenda: Padre mio, se è possibile passi da me questo calice, ecco, però non come io voglio ma come vuoi tu. Quindi Gesù, in quanto uomo,
che è stato il primo a fare la volontà del Padre anche quando era così severa, no? Torna dai discepoli e dormono e dice: non siete stati capaci di vegliare un'ora sola con me? Frase propria di Matteo: attenzione, lo spirito è pronto ma la carne è debole. Torna a pregare e ridice: Padre mio, se questo calice... Poi torna di nuovo e trova ancora i discepoli che dormono, prega per la terza volta, torna, ritrova dormendo, dormite ormai e riposate. Quindi ci sono questi tre momenti. Secondo la tradizione, così capite anche quello che faremo il giovedì santo, Gesù è stato al Getsemani per circa 3 ore, dalle 9 a mezzanotte. Ecco perché queste tre, capite, probabilmente al termine di ogni ora Gesù è andato a vedere che stavano facendo questi discepoli che erano leggermente allontanati da lui, se lo stavano accompagnando in questa agonia oppure no. Così vedrete che giovedì santo, questo l'ho sempre fatto, all'altare della Reposizione ci sarà organizzata una veglia di preghiera guidata di 3 ore. È chiaro che uno può vedere, decide se starci, non starci, se vuole starci mezz'ora, un quarto d'ora, nessuno è obbligato, ma io faccio sempre 3 ore di veglia proprio per ricordare le 3 ore in cui Gesù ha pregato per sé e per noi, per avere la forza di affrontare la passione, capite? 3 ore di preghiera sono tante. Questo ci fa capire anche quanto la preghiera è importante per la nostra vita e quanto per certi momenti, e dobbiamo farli precedere da una profonda preparazione da vivere nella preghiera. Ecco, poi c'è l'arresto di Gesù e soltanto San Matteo nota questo particolare, che quando arriva Giuda e lo bacia dicendogli salve Rabbi, versetto 50, se vedete dietro, Gesù gli disse: amico, per questo sei qui. Allora, capite che significa? Avete sentito già qualche predica che ho fatto, no? Gesù ha detto: amate i vostri nemici. Ma che significa questo? Significa che alcuni possono considerare nemico me, ma io nemico non devo considerare nessuno, nemmeno una carogna come Giuda, perché Gesù l'ha chiamato amico. Quindi pensate che in quella, immaginate lo sguardo, no? In questa, cioè, Gesù non si è rivolto a Giuda dicendo: brutto disgraziato, ma non te vergogni per niente, con bacio viene a tradire. Non immaginiamo giustamente così, ma con una voce dolcissima, immaginate proprio lo sguardo, dice: amico, per questo sei qui. Cioè gli dà ancora un'ultima chance di pentirsi. Gli avrà fatto uno sguardo di quelli suoi, non certamente uno sguardo arrabbiato, ma uno sguardo pieno di amore, di miseria, per richiamarlo anche in quel momento che lui stava consumando questa cosa, capite? Allora, noi non siamo più grandi di Gesù, figlioli miei cari, me lo sentirete dire sempre. Tu dici: adolona, ma questo è troppo, dico, faccia perdona tutti. Dico: io non te posso fare niente, figlio. Capite? Io non te posso dare la dispensa, perché se Gesù ha fatto questa cosa, noi non siamo più grandi di lui. Quando Gesù lava i piedi agli apostoli, io questo poi lo dirò giovedì santo, dice: che vogliamo fare? Ve li dovete lavare pure voi gli uni gli altri, eh? Quindi, quando si vede il sacerdote che compie questo gesto di umiliazione estrema, ma se Gesù l'ha fatto, non ci si può fare niente. E ci ha detto: dovete farlo pure voi, perché se io, che sono il maestro del Signore, mi sono abbassato tanto, tu sei mica più grande di me, eh? Voi capite che questo è un modo di ragionare soprannaturale. Ma vi ricordate quando abbiamo fatto l'incontro sul primato di Pietro, che poi Pietro gli dice: ah, fermo, però ancora ci devi andare, vattene via Satana, perché tu pensi secondo il mondo, non pensi secondo me. Cioè la vita dei figli di Dio, la vita di fede, porta a pensare al di sopra degli uomini, non per guardare dall'alto in basso, ma è un modo di pensare soprannaturale, divino, che Gesù ha portato sulla terra facendosi uomo e che noi, pur con tutta la fatica, dobbiamo apprendere da lui, capite? Non c'è altro da fare, c'è niente da fare, perché sennò quando moriamo, cioè dice Don Leonardo, dice: ma tu non devi, guardate, noi non dovete pensare a Don Leonardo, è un poveraccio come voi, d'accordo? Perché è prete per voi, ma con voi è cristiano, pure io devo fare queste cose, capite? Cioè quando io mi trovo davanti al Padre Eterno, Gesù mi si presenta con la croce e mi dice: tu che hai fatto? Io ho fatto così, tu che hai fatto? E dico: no, Signore, io non ce l'ho fatta. È che tu sei più grande di me.
tu sei un uomo povero, misero e peccatore, e te ne meriti pure tante cose. Io sono Dio e innocente, guarda che ho fatto, che volevamo fare? E chi andiamo a raccontare? Se qualcuno c'ha qualcosa che si inventa, non me lo dicesse, perché insomma, se c'è qualcuno che si può difendere o giustificare, ma che cosa andiamo a raccontare? C'è niente da fare. Ah, ma io quello non lo posso perdonare, ah, ma io quello è troppo cattivo, ah, ma io, ma ce ne possiamo fare fino al giorno del giudizio universale. Ma chi andiamo a raccontare nostro Signore? Capito? Non è che te la devi prendere con Don Leonardo deve, in quanto sacerdote, predicare il Vangelo, così come l'ha insegnato Gesù. Io non posso annacquarlo, non posso dire, ah sì, Gesù ha chiamato Giuda amico, però se tu c'è qualche carogna, dagli lo sganassoni, che tanto il Signore ti capisce. Io non lo posso dire una cosa del genere. Se qualcuno lo vuole pensare, padronissimo di farlo, ma io questo non lo posso dire, se non vado all'inferno pure io. Capite? Perché il nostro Signore mi dice, tu come ti permetti di alterare il Vangelo? Chi sei tu? Tu sei un prete, tu sei solo un prete, tu sei un ministro mio, sei un servo, non sei mica il padrone del Vangelo. Capite? Quindi è chiaro che io molte volte, trovandomi anche dinanzi ai fedeli, mi trovo in difficoltà, perché il Vangelo... Dico, ma questi mi ammazzano se gli dico questa cosa, non ci posso fare niente. Capite? Ecco. Bene. Poi c'è un altro particolare qui, che per la verità è raccontato da tutti, però la risposta di Gesù è solo di San Matteo. Cioè, allora, uno prende la mano alla spada e stacca l'orecchio del sommo sacerdote. San Giovanni ci fa nome e cognome, gli altri evangelisti ci hanno avuto ritegno, dice Simon Pietro prese, d'accordo? Siccome però San Giovanni era già passato tanto tempo, San Pietro era morto, proprio per far capire che anche San Pietro, che era stato nominato Papa, nonostante questo, prima stacca la cosa e fa una cosa che deve fare, e poi rinnega Gesù, quindi da tutti i colori, d'accordo? Ecco. Quindi voi sapete che nel corso della storia della Chiesa, non l'ho andato a studiare, ci sono stati a volte dei papi, non vi dico le battute che facevano i seminaristi del seminario romano, che c'erano tutte le foto dei papi messe lì, non ve le dico se no vi scandalizzate, ma non ci scandalizziamo, può succedere qualunque cosa. A Pietro gli ha promesso che la Chiesa, che l'inferno non vince, non che ogni tanto non si prende qualche bella, se va un sacco di risate perché combiniamo qualche guaio, capite? Di qua possiamo. Però nel Vangelo di Matteo Gesù dice rimetti la spada nel fodero, perché tutti quelli che mettono mano alla spada periranno di spada. Vedete come molti proverbi popolari sono nati dalla Bibbia: chi di spada ferisce, di spada perisce. No, da qua. Ma chi trova un amico trova un tesoro è una frase del libro del Siracio della Sapienza, non mi ricordo, ci sono un sacco di proverbi che sono citazioni testuali di frasi della Bibbia. Ecco, vedete, anche qui, in quello stesso momento Gesù disse alla folla: siete usciti come contro un brigante con spade e bastoni per catturarmi. Ogni giorno stavo nel tempio ad insegnare e non mi avete arrestato, ma tutto questo è avvenuto perché si adempissero le scritture dei profeti. Ricordatevi che San Matteo dimostra come in Gesù tutte le profezie dell'Antico Testamento si compiono. Queste, le scritture dei profeti, sono quelle che ascolteremo la settimana santa, il secondo canto, il terzo canto e il quarto canto del servo di Yahweh, che proprio descrivono nei dettagli anticipatamente tutte le sofferenze che Gesù vive nella passione. Allora, San Matteo passa direttamente alla casa di Caifa e quindi all'incontro con il Sinedrio. Omette quindi il passaggio di cui ci informa solo San Giovanni a casa di Anna, che Anna era il suocero di Caifa. Vanno lì e cominciano prima con le false testimonianze. Allora vedete che Gesù dinanzi alle false testimonianze non risponde nulla, non si difende. Quando è che Gesù apre bocca? Quando gli viene fatta la domanda diretta, cioè umanamente parlando, l'unica volta che doveva starsi zitto, perché se diceva quella cosa era la sua condanna a morte, parla. Ti scongiuro perché ci dica se tu sei Cristo, il figlio di Dio. Tu l'hai detto, anzi io vi dico, d'ora innanzi vedrete il figlio dell'uomo seduto alla destra di Dio venire su nubi del cielo. E la bestemmia, bestemmiato, e cominciano le prime grosse angherie, e sputi in faccia, e schiaffeggiamenti. Queste sono cose universalmente raccontate da tutti
i sinottici. Quindi i primi oltraggi subito dopo la professione che Gesù coraggiosamente ha fatto in pubblico. Allora, l'abbiamo detto chi stava a messa prima, i martiri, quando gli dicevano tu sei cristiano? Sì, io lo sono. Vogliamo fare un atto di adorazione all'imperatore? No, io non lo faccio. Quindi capite, questo che Gesù ha vissuto è anche, come dire, il modello di ogni martiro. Noi preghiamo sempre il Signore che ce lo risparmi. Sappiate però che anticamente, fino al terzo secolo, i cristiani pregavano il Signore di concedere loro la grazia del martirio, la chiamavano così. C'erano un po' più di fede di noi, eh? Noi diciamo, vabbè, certo, sarebbe bello, però se il Signore ci risparmia sarebbe meglio. Loro dicevano un po' il contrario, no? Ecco. Poi c'è l'episodio del rinnegamento di Pietro, triplice rinnegamento. Anche questo è universalmente raccontato da tutti, con alcuni particolari. Per esempio solo San Luca, non San Matteo, dice che al terzo rinnegamento, ma non San Luca se non ricordo male, non è San Luca, ma ho buona memoria, al terzo rinnegamento San Pietro incontra lo sguardo di Gesù, lo sguardo muto, e dopo piange amaramente. Lo stesso sguardo che ha fatto Giuda, però Giuda non si è pentito, Pietro si è pentito. Quindi Pietro l'ha fatta grossa. Secondo voi peccato veniale o peccato mortale? Rinnegare per 3 volte Gesù. Addirittura, capite, San Giovanni e altri evangelisti dicono che ha giurato di non averlo mai, quindi aveva pure giurato il falso. Ne ha fatti 2 dei peccati mortali, ma si è pentito. Ecco, entriamo nel capitolo della passione in senso stretto, dove dopo venuto il mattino tutti i sommi sacerdoti e gli anziani del popolo tenuto consiglio contro Gesù, mattino molto presto, intorno alle 5 alle 6 della mattina si sono riuniti, perché dopo dovevano portarlo davanti a Ponzio Pilato, dovevano portarlo lo stesso molto 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 presto, e qui dicono messolo in catene. E lo portarono a Gesù, ed ecco l'episodio del racconto della morte di Giuda, che è solo di San Matteo, il primo punto in cui parla solo lui. Giuda, vedendo che Gesù era stato condannato, si pentì e riportò le 30 monete d'argento ai sommi sacerdoti degli anziani dicendo: ho peccato perché ho tradito sangue innocente. Ma quelli gli dissero: che ci riguarda, veditela tu. Ed egli, gettate le monete d'argento nel tempio, si allontanò e andò ad impiccarsi. Ma i sommi sacerdoti, raccolti quel denaro, non dissero: non è lecito metterlo nel tesoro perché è prezzo di sangue, e tenuto consiglio comprarono con esso il campo del vasaio per la sepoltura degli stranieri. Perciò quel campo fu denominato campo di sangue fino al giorno d'oggi. Allora si adempì quanto era stato detto dal profeta Geremia, e presero 30 denari d'argento, il prezzo del venduto che i figli di Israele avevano mercanteggiato, e li diedero per il campo del vasaio come gli aveva ordinato il Signore. Voi capite che quei gesti di Giuda non sono espressioni di pentimento, ma sono espressioni di disperazione. Cioè, l'ultimo peccato contro lo Spirito Santo che ha fatto Giuda è la disperazione della salvezza, che è lo stesso peccato di Caino: troppo grande il mio peccato per ottenere perdono. La vicenda di Giuda è molto istruttiva, ecco, perché il pentimento è un'altra cosa. Il pentimento è una sofferenza anche grandissima, che si prova quando uno prende coscienza di quello che ha fatto, ma è sempre unita alla fiducia nella misericordia, perché l'unica cosa da fare quando abbiamo fatto un guaio è chiedere perdono, confessarci bene. Guardate che io confesso tanto, a me, io ho sentito delle confessioni, figlioli miei cari, di persone toccate dalla grazia, che veramente hanno fatto tutto. Quindi l'unica cosa da fare è umiliarsi, chiedere perdono e confidare nella divina misericordia. Con questo dobbiamo sperare nel perdono qualunque cosa abbiamo fatto. La disperazione purtroppo chiude l'ultima porta della grazia di Dio e consegna la persona, ai noi, alla condanna eterna che lei si è andata a pronunciare. Vedete, di nuovo, Gesù quando parla: sei tu re dei giudei, tu lo dici. E dopodiché, di fronte ad accuse, silenzio.
dice tutto quanto, come reagiamo noi quando ci accusano, quando ci parlano male, eccetera. Noi siamo subito, ah no, siamo sempre a difenderci, a giustificarci, ah no, io volevo fare così, ah io volevo fare così. Gesù è stato zitto quando lo accusavano. Ha parlato solo per dire la verità, io sono il figlio di Dio e io sono il re dei giudei. E stop, poi non parla più, Guardate che è molto interessante notare, specialmente nel Vangelo di San Matteo, che Gesù parla due volte e basta, per dire io sono il figlio di Dio agli ebrei, e per loro questa è una bestemmia, e per dire tu sei il re dei giudei, capite? Questo, cioè, il motivo per cui Gesù è stato condannato da Ponzio Pilato, lo sapete qual è stato, no? Che era la scritta IRRI sulla croce, Jesus Nazarenus Rex Judeorum, cioè il motivo perché, capite, a Pilato non importava niente delle questioni degli giudei, se è figlio di Dio, che bestemmia, ne frega niente, ma l'appiglio che gli hanno portato era il delitto di lesa maestà. Cioè lui si presenta come re, quindi usurpando l'autorità del governatore che sta come governatore in luogo dell'imperatore, capite? Questo è il motivo della condanna a morte di Gesù. Quindi se lui risponde tu sei re dei giudei, sì, qui dà il pretesto anche a Ponzio Pilato, ha fatto la confessione, no? Capite? Voi sapete che se io ho fatto un reato, o lo dimostrano con le prove, oppure io lo confesso. Ma Gesù l'ha confessato. Non è che ha detto il falso, ha detto il vero, perché lui è re non solo dei giudei, ma di tutta l'umanità. Capite? Quindi le uniche due volte in cui parlare avrebbe voluto dire andare contro se stesso parlando. Tutte le altre volte in cui c'era da discolparsi di azioni di calunnie, di false testimonianze, sempre zitto. Capite quali grandi insegnamenti che ci vengono dalla passione, no? Ecco, adesso abbiamo un altro episodio. Questa. Che è esclusivo soltanto di San Matteo. La moglie di Pilato. Abbiamo il versetto 19. Sua moglie gli mandò dire: non avere a che fare con quel giusto, perché oggi fui molto turbata in sogno per causa sua. Questo particolare è raccontato soltanto da San Matteo. San Matteo, mostra come un pagano e una pagana, questo grandissimo mistero. Vi ricordate il Vangelo di San Matteo, no? Gesù è venuto per salvare le pecore perdute della casa di Israele, quindi è il salvatore della casa di Israele, perché Israele ha avuto tutto l'Antico Testamento per prepararsi alla sua venuta. Avrebbe dovuto riconoscerlo per primo. Che cosa è successo invece, disgraziatamente? Che chi non lo ha riconosciuto e gli ha fatto la guerra sono stati proprio i primi a cui erano stati inviati, mentre i pagani, proprio per questo rifiuto di Israele, sarebbero stati immediatamente ammessi nel nuovo popolo della Chiesa universalmente aperto. Quindi vedete, qui c'è un indugiare sul fatto che Pilato, che era un pagano e anche corrotto, Gesù non ci parla con lui perché non era santo Pilato, capite? Ecco, ma tra lui e la moglie sono quelli che hanno maggiori titubanze a consegnare Gesù. C'è il tentativo di Barabba, d'accordo? Quindi umanamente parlando Pilato ci ha provato a liberarsi da questa situazione. Certo, è colpevole, non è colpevole di aver ucciso il figlio di Dio, per cui non poteva riconoscerlo, ma è colpevole di aver fatto condannare un innocente, perché lui aveva maturato nel cuore la convinzione che quell'uomo era innocente. E quindi certamente davanti al Padre Eterno non è stato, dice, ma che sei matto, hai ucciso mio figlio, ma tu come magistrato hai condannato coscientemente una persona innocente. Questo sicuramente il Padre Eterno gliel'ha detto quando andava nella Pilato, 100%, perché di questo è responsabile. Ecco, Barabba viene invocato, ecco, vedete, ma che male ha fatto, quindi, e Pilato dice una frase, il suo sangue ricada sopra, dice, non sono responsabile di questo sangue, vedete da voi, e il popolo di Israele incautamente fa questa frase, il suo sangue ricada sopra di noi e sopra i nostri figli, e dopodiché fa flagellare Gesù e lo consegna ai soldati perché sia crocifisso. Dopo la flagellazione c'è l'episodio dell'incoronazione di spine, descritto da tutti quanti gli evangelisti, nessuno escluso, un tormento terribile,
di Gesù, ecco, come vedremo io la prossima settimana, lo dico prima, il martedì santo, ogni anno faccio vedere qualcosa. Io penso che la prima cosa da farvi vedere, che non ci conosciamo, è un bel film documentario sulla Sindone, perché la Sindone proprio descrive nei minimi particolari tutte quante le sofferenze subite da Gesù, no? Dalla Sindone, per esempio, si vede che Gesù non ci aveva in testa una coroncina così, capite? Piccolina o qualche spinetta. Cioè un casco grosso così, che gli ha trapassato il cranio da tutte le parti possibili, immaginabili, perché era una corona modellata sulla base delle corone che portavano in Oriente, non l'alloro dell'imperatore romano, ma le corone a forma di tiara che portavano in Oriente. È stato un tormento inaudito, no? E poi comincia il discorso della crocifissione e c'è il particolare di Simone di Cirene, e San Matteo evidenzia il particolare del vino mescolato con fiele. San Marco dice vino aromatizzato con mirra. Questa era una bevanda che veniva data ai condannati per fargli perdere un pochettino di lucidità. Gesù non la prende per voler mantenere la piena consapevolezza dinanzi a tutti quanti i tormenti che aveva e che stava provando. La spartizione delle vesti tirando la sorte è particolare, ecco, anche qui narrato da tutti quanti gli evangelisti, così come la motivazione ufficiale della condanna e così come il fatto che fu crocifisso. Qui gli evangelisti, sapete, li chiamano i due ladroni, ma questi non erano due ladroni, questi pare che fossero come dire, commilitoni di Barabba. Quindi questa era gente che aveva ammazzato le persone, quindi erano delinquenti, delinquenti, delinquenti. Ecco, adesso c'è la scena della crocifissione e i primi schermi sono proprio di Matteo e di Marco. Tu che distruggi il tempio e lo costruisci in 3 giorni, salva te stesso, se tu sei figlio di Dio scendi dalla croce. Il particolare di San Matteo è un particolare biblico, in base al fatto che lui amava sempre citare l'Antico Testamento. Ha confidato in Dio, lo liberi lui, ora se gli vuole bene. State attenti, questa frase si trova nel Salmo 21, messa sulla bocca degli empi che scherniscono il giusto, ma il Salmo 21 è quello che comincia con una delle parole che Gesù ha detto in croce: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Tu sei lontano dalla mia salvezza. Ecco, questo particolare viene evidenziato da San Matteo. Ha confidato in Dio perché ha detto sono figlio di Dio. Quindi, secondo, e anche questo è un particolare esclusivo, cioè secondo la mentalità vetero-testamentaria, Dio non è possibile che soffra una cosa di questo genere. E il giusto, se è veramente prediletto da Dio, non può essere abbandonato in questo modo e consegnato in questo modo ad una morte ingiusta, una condanna infame. Ecco. Vedete, Gesù fino adesso non ha detto manco una parola, ha detto quelle due cose. Se tu sei re dei giudei, tu lo dici. Io infatti domenica, alla lettura della passione, mi riposo, perché diranno tutto quanto i lettori e gli evangelisti. Con San Matteo parla quasi mai Gesù, d'accordo? E io sono il figlio di Dio. In croce l'unica parola che dice secondo San Matteo è Eli, Eli lama sabachthani. Appunto subito dopo questa citazione di questa frase, che è dal Salmo 21, è Dio mio perché mi hai abbandonato. Ma se noi andiamo a leggere tutto quanto, allora in questa frase c'è innanzitutto un mistero, cioè che il fatto che Gesù, consegnato completamente a quella morte orrenda, sente dentro di sé lo stato in cui si trova il peccatore separato da Dio. Guardate che questa cosa, per quello che è essenzialmente il figlio di Dio, è una sofferenza talmente grande che non esiste mente umana che la possa comprendere, d'accordo? Però al Salmo 21, che descrive anche tutte le sofferenze particolari del figlio di Dio, gli scherni, chiude in bellezza. Io sarei tentato, anzi senza sarei tentato, ve lo voglio far vedere un attimo, così lo capiamo.
tanto abbiamo quasi finito. Eccolo qui. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Tu sei lontano dalla mia salvezza, no? Prosegue. Io sono verme non uomo, vedete, infame degli uomini, rifiuto del mio popolo. Guardate la frase che mi scherniscono quelli che mi vedono, scuotono le labbra, scuotono il capo. La frase che gli hanno detto: si è affidato al Signore, lui lo scampi, lo liberi, sia suo amico. Vedete la frase citata da San Matteo, no? Ecco. Mi circondano tuoni numerosi, no? Il mio cuore è come cera, è arido come un coccio il mio palato, e un branco di cani mi circondano, vedete, si dividono le mie vesti, versetto 19, sul mio vestito gettano la sorte, hanno forato le mie mani e i miei piedi, posso contare tutte le mie ossa. C'è proprio una descrizione anticipata di tutte le sofferenze di Gesù. Tu, Signore, non stare lontano, questa espressione della preghiera di Gesù crocifisso, mia forza, corri il mio aiuto, scappami dalla spada. Ma il Salmo 21 termina in bellezza: lodate il Signore voi che lo temete, gli dia gloria la stirpe di Giacobbe, perché egli non ha disprezzato né sdegnato l'afflizione del misero, non gli ha nascosto il suo volto, ma al suo grido di aiuto lo ha esaudito. Vedete che bello. Se tu la mia lode nella grande assemblea, sceglierò i miei voti davanti ai suoi fedeli. Salta un pochino, il regno è del Signore e gli domina su tutte le nazioni. A lui solo si prostreranno quanti dormono sottoterra, davanti a lui si curveranno quanti discendono nella polvere, e io dirò per lui, lo servirà la mia discendenza. Si parlerà del Signore alla generazione che viene e al popolo che nascerà diranno: ecco l'opera del Signore. Vedete che bello che è. Quindi non è soltanto un salmo, come dire, di disperazione, assolutamente, ma è un salmo che descrive le sofferenze di Gesù crocifisso, il suo stato di prostrazione, guardando però già alla risurrezione e considerando come tutto quello che stava vivendo era l'opera del Signore, perché era l'opera della redenzione e della nostra salvezza. Allora, attenzione, poi c'è la morte di Gesù. Prima della morte di Gesù c'è l'aceto che danno da bere a Gesù, ma non ne vuole bere. E poi c'è lo squarciamento del velo del santuario. Attenzione però, prima di questo episodio c'è un particolare, con questo magari concludiamo, che siamo quasi arrivati, ma poi c'è un ultimissimo particolare, che è, guardate i versetti 51, 52 e 53. Ed ecco, il velo del tempio si squarciò in due da cima a fondo, la terra si scosse, le rocce si spezzarono, terremoto. Che succede? I sepolcri si aprirono e molti corpi di santi risuscitarono. Ed uscendo dai sepolcri dopo la sua risurrezione, entrarono nella città santa e furono visti da molti. Chi sono questi risuscitati? Allora, sono risuscitati secondo voi come Lazzaro? Voi sapete che Lazzaro è sentito domenica scorsa, no? Lazzaro è stato risuscitato da Gesù, ma non pensiate che poi sia stato assunto. Lazzaro dopo è morto. Si dice che Lazzaro sia diventato vescovo dopo la morte di Gesù, sia morto martire, è morto. E questi? Allora, ci sono state varie interpretazioni, varie letture. C'è una pia tradizione che chi sono anzitutto questi qua? Chi c'era? San Giuseppe c'era stato qua in mezzo, questi che sono risuscitati? San Giovanni Battista, i nonni di Gesù, San Gioacchino e Anna. Quindi, allora, questa è tutta quanta. Allora, c'è questo fondamento biblico, tutto il resto che diciamo sono ipotesi, la Chiesa non si è mai pronunciata ufficialmente, no? Però c'è una pia tradizione, c'è un filone della spiritualità, adesso ho fatto un sacco di catechesi, che individua in uno di loro San Giuseppe. E questi sono morti risuscitati che hanno ricevuto le primizie della redenzione, perché erano santi, e che non sono risorti come Lazzaro, sono risorti e poi Gesù, quando è salito, si è portati con sé. Quindi ci sono delle persone, oltre alla Madonna, molto probabilmente, che stanno in paradiso come primizie della risurrezione, anche con il corpo. Tu dici, ma non c'ha l'esclusiva la Madonna? La Madonna c'ha l'esclusiva rispetto a loro, che non è passata per la morte, perché era immacolata, c'ha questa grandezza differente che è esclusiva sua, perché è senza peccato. Questi erano i grandi santi dell'Antico Testamento, alcuni non sappiamo chi e non sappiamo quanto, sono soltanto delle ipotesi, che sono stati presi, il che ci fa capire che con la morte di Gesù la redenzione si è compiuta, capite? Quindi questi sono un anticipo di quello che accadrà alla fine della storia. Stare attenti, l'ho detto domenica scorsa, tutti noi risorgeremo, non so favole,
Gesù è risorto e questi sono risorti veramente. Ecco, e dobbiamo fare in modo che la nostra risurrezione sia per la vita e non per la condanna. C'è la sepoltura e poi l'ultimo particolare, chiudiamo, grazie a Dio ci siamo rientrati coi tempi, sono i versetti dal 62 in poi, notati da San Matteo. Il giorno seguente, dopo la parasceve, si riunirono presso Pilato i sommi sacerdoti farisei dicendo: Signore, ci siamo ricordati che quell'impostore disse mentre era vivo: dopo 3 giorni risorgerò. Ordina dunque che sia vigilato il sepolcro fino al 3° giorno, perché non vengano i suoi discepoli, lo rubino e poi dicano al popolo: è risuscitato dai morti. Così quest'ultima impostura sarebbe peggiore della prima. Pilato disse loro: avete la vostra guardia, andate e assicuratevi come credete. E si andarono, assicurarono il sepolcro, sigillando la pietra e mettendovi la guardia. Quindi questo fa comprendere la paura che ci avessero, e purtroppo questa diceria si sarebbe poi diffusa fino, nota San Giovanni, che è l'altro che nota questo piccolo particolare, se non ricordo male, no, non mi ricordo, no, San Giovanni non lo nota questo qui, questa è una cosa esclusiva di San Matteo. Quindi questo particolare di andare a infierire ulteriormente e assicurare il corpo di Gesù, perché erano consapevoli di quello che lui aveva promesso. Ecco, questa è un pochino la passione secondo San Matteo. Vedete che emerge un Gesù che soffre come compimento delle scritture, in silenzio assoluto, quindi con un amore e una carità infinita, che si volge anche su Giuda, e accettando, ecco, di apparire come lo sconfitto della storia. Ma questo è il particolare molto molto bello: dalla sua morte, dal momento della sua morte, la redenzione è completamente compiuta, fino al punto che alcuni partecipano della primizia della sua redenzione, addirittura anticipando da subito quello che per tutta l'umanità redenta sarà alla fine della storia. Questo particolare tipico di San Matteo, che è quello della risurrezione dei morti. Ci riaggiorneremo dopo Pasqua, perché poi, dopo aver seguito Gesù, vedremo anche come San Matteo presenta i racconti della risurrezione, quindi l'episodio della risurrezione e i racconti della risurrezione di Gesù. Il capitolo è molto più breve, però vedremo che sarà parimenti intenso. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Rendiamo grazie, Signore.